questa puntata di Arte conosceremo l'opera e la vita di uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del Novecento, Gian Becchina. E per conoscere la sua vita, la sua opera, noi visiteremo uno dei due musei a lui dedicati, la Pinacoteca Gian Becchina a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. L'altro museo si trova a Ganci, in provincia di Palermo. La Pinacoteca Gian Becchina di Sambuca di Sicilia offre la possibilità al pubblico di godere della bellezza di circa 190 opere che rappresentano la bellezza dell'arte e al contempo i mutamenti stilistici del grande maestro. E allora con l'opera di Gian Becchina si apre lo scenario sulla bellezza dell'umanità e della natura siciliana. Dunque, incominciamo questo viaggio nella bellezza dell'opera del maestro Gian Becchina. La Pinacoteca Gian Becchina è uno scrigno espositivo di grande bellezza che conserva e offre al visitatore circa 190 opere d'arte che Gian Becchina ha donato nel 1997 alla sua città e alla comunità culturale internazionale. Visitare questo museo significa attraversare gli stili pittorici del Novecento, che il maestro ha vissuto in un secolo di vita, dal 1909 al 2001. Nel giovane artista, dal 1938 in poi, nasce il bisogno urgente di viaggiare nelle grandi città italiane per confrontarsi con le esperienze artistiche d'avanguardia, frequentando gruppi e movimenti come Corrente, nel 1930, il Fronte Nuovo delle Arti nel 1946, Forma 1 nel 1948. In questi laboratori di arte, cultura e impegno civile, Gian Becchina intreccia intensi rapporti umani e intellettuali con artisti come Renato Guttuso, Beniamino Ioppolo, Nino Franchina, Luciano Anceschi, Alfonso Gatto, Ugo Attardi, Ernesto Treccani, Antonio Sanfilippo, Pietro Consagra e Carlo Accardi. Attraverso l'esperienza della sperimentazione espressionista di Corrente, Gian Becchina dal 1950 in poi dà vita ad una pittura caratterizzata da uno stile realista, del tutto originale, ovvero il realismo lirico. Una vera e propria terza via nei confronti del tragico dualismo ideologico fra astrattismo e realismo sociale. Con il ritorno in Sicilia e con la poetica del realismo lirico, le sue opere pittoriche diventano le pagine di un romanzo
che narra dell'universo umano e naturale della Sicilia. Pagine pittoriche di intensa liricità che raccontano di una terra che all'umanità ha donato lo spettacolo miracoloso dei suoi luoghi, la magnificenza della sua storia e la bellezza della sua arte. Esiste un legame inscindibile fra Giambecchina e la Sicilia. Infatti non si può parlare dell'opera di Giambecchina se non si parla della Sicilia. Con la poetica del realismo lirico, ispirata da grandi pittori come Vincent van Gogh o Paul Cézanne, Giambecchina ci dona la bellezza di un paesaggio con la luce meridiana e i colori vividi. E a noi ci dona l'incanto della natura e la meraviglia dell'umanità siciliana. Allora entriamo a visitare il paesaggio di Giambecchina. È difficile non emozionarsi di fronte all'universo pittorico di Giambecchina, fatto di luce incantata e palpiti di materia, vividi colori in cui affiorano e prendono corpo, quasi per incanto, i profumi, i sapori, le memorie celesti e terrene della Sicilia. Le sue opere come Mammelloni e Capo Argento del 1983 sono un viaggio nello spettacolo miracoloso di luoghi naturali nei quali si annida il divino, tra le pietre, le acque, i cieli, le stelle e i frutti della natura. L'occhio e l'anima di Giambecchina sentono e si nutrono della bellezza del paesaggio, a tal punto da fondersi con l'aria, il sole e le sostanze terrene. Il suo paesaggio pittorico è un miscuglio di esuberanza italiana e di sobrietà greca. Le note cromatiche dei suoi paesaggi sono quelle dell'arancio, dell'ulivo, delle spighe, della vite, del fico d'India e dell'agave. Respirano i profumi del cisto, del gelsomino, della violetta, della zagara e della ginestra. Con il viaggio pittorico di Giambecchina scopriamo l'universo naturale e umano della Sicilia. Opere liriche per conoscere l'essenza dei luoghi che alla storia ha restituito anche un'agitata apocalisse umana di sacrifici e di troppi dolori. E aveva ragione
la cara e grande poetessa Maria Luisa Spaziani, che descrivendo con lucide parole la pittura del maestro di Zabut, così diceva: «Noi siamo figli e debitori di paesaggi che di volta in volta ci nutrono la vita, l'anima e la fantasia». Dunque, Giambecchina non è stato un semplice pittore, è stato soprattutto un cercatore di bellezza. Nella luce abbacinante della sua casa di Adragna a Sambuca di Sicilia, ha realizzato un magnifico romanzo pittorico per dare corpo al reale, al bello e al buono della vita. Con la grande lezione civile ed etica vissuta negli anni 30 a Milano a contatto con Corrente, Giambecchina prende partito, si schiera, ma il suo non è un partito politico o ideologico, il suo partito è l'uomo. Lui si schiera a favore di quell'umanità che consuma la sua vita a contatto con la terra di Sicilia, che è una terra aspra e difficile. Giambecchina con la sua opera fa diventare eroi quelle persone povere, come gli operai e i contadini. Dunque possiamo definire la sua pittura come una pittura civile e morale. La poetica del realismo lirico è la descrizione dell'arte verso la ripresa di una realtà sociale rappresentata mediante una grande sensibilità etica e civile. Così Giambecchina crea un'arte come quella del ciclo del pane 1955-81, che diventa la documentazione della civiltà contadina, con quei volti umani induriti dalla fatica, segnate come pietra, come roccia, come corteccia, che nel lavoro umile della terra hanno fondato la loro dignità. L'età della falce del 1976 è un'opera pittorica piena di luce e di umori umani. È un'opera che si fa simbolo del forte e indissolubile legame dell'uomo con la sua terra aspra e dura. Terra arsa dal sole, dal sale e dalla solitudine. Terra difficile per le manifestazioni di luce e di lutto, ma che produce dei magnifici frutti come doni di vita e di speranza. Speranza per ogni uomo. Nell'opera Les Deux Journées sur l'herbe del 1977 si respira il momento del silenzio più profondo, il tempo della pausa dal duro lavoro che ritempra il corpo e lo spirito. È l'ora della contemplazione e dell'ascolto della natura per lenire i dolori, la stanchezza e l'assenza di speranze. E l'ascolto di quel Dio nascosto che accarezza i visi segnati dal sole, un Dio che aiuta a vivere
e a resistere. Giambecchina, attraverso lume le vie dell'arte, ha intrecciato eticamente la bellezza della natura con la vita della civiltà contadina, così come egli stesso affermava. Mi sforzo di riproporre nelle mie tele non soltanto il semplice spettacolo che questa mia terra offre, ma la grande forza e l'umanità che traspare dagli uomini e dalle cose. Nelle opere L'ampastata e la sfornata del 1980-81, il maestro chiude narrativamente il corpus del ciclo del pane. Questo emozionante momento pittorico, iniziato negli anni 50, che racconta di donne e di uomini che nel quotidiano vivono il bisogno di conquistarsi il bene essenziale, il pane. Pane quale simbolo di vita e di sopravvivenza. Pane come Eucaristia salvifica, conservato nel tabernacolo della terra. Il ciclo del pane narra dell'uomo che custodisce e intreccia rapporti d'amore con la terra. La semina nei solchi tracciati dal sudore, la mietitura come alito di speranza, l'impastata come cura del sacrificio e poi in ultimo il miracolo del pane, quale dono divino germinato dalle mani di donne dall'antica sapienza. Giambecchina non ha descritto solamente il rapporto armonioso tra l'uomo e la natura. La sua pittura ha ripreso anche quel lavoro cruento dell'uomo che per sopravvivere ha dato la morte. Giambecchina ci racconta della mattanza. Mattanza del 1973-75 è l'opera più struggente e drammatica di Giambecchina, emozionante documento pittorico della lotta sempiterna della sopravvivenza dell'uomo sulla natura. Un'opera che racconta di un lavoro faticoso e antico, la mattanza. È un luogo tragico e quasi religioso, disegnato dalle barche nere sul mare, dove gli abissi si tingono di rosso sangue dei tonni straziati. Il ritmo del martirio è scandito dalle cialome, ovvero le nenie, i canti siciliani con echi arabi, per rendere meno doloroso quel sentimento collettivo della morte che dà un futuro alla propria esistenza precaria.
con la magnifica e al contempo struggente opera della Mattanza, noi chiudiamo questa puntata di Arte che abbiamo dedicato al maestro Giambecchina e al suo museo di Sambuca di Sicilia. Lui ci lascia in eredità la memoria di una civiltà che ormai sta per scomparire, quella contadina, una civiltà basata sui principi della fratellanza, dell'altruismo, una civiltà che oggi può essere per noi una grande lezione di vita. Per questa ragione possiamo definire l'arte di Giambecchina come una testimonianza morale e civile. Allora a voi tutti un buon viaggio nella bellezza. We'll be right back.